4 mesi fa, ovvero il 27 maggio 2023, vi ho caricato questo video dove reagivo a dei video che faceva questo youtuber. 4 mesi dopo ha caricato nuovi video e quindi, visto che vi è piaciuto, ve lo riporto. So che non hai lasciato like, quindi lascia like adesso e iscriviti al canale con la campanellina, così rimani aggiornato su tutto il canale. Ma prima di guardare questi nuovi video, vi lascio alle RDT del passato che vi deve dire una piccolissima cosa. Ma prima che inizia il video, però, ogni volta che c'è una nuova season è pieno zeppo di giocatori e quindi in automatico sono affollati i server e pinghiamo tantissimo. Io però ho una soluzione per tutti voi. Per sistemare questi problemi di ping basta avere Gear Up Booster. Gear Up appunto è un booster che permette di collegarti al sottoserver migliore e quindi non avere più problemi di lag. Infatti a me certi giorni la connessione va malissimo con un ping troppo alto. Ad esempio questa qui è una partita senza Gear Up, guardate un po' il ping quanto è alto, e questa qua invece è una partita con il booster attivo. Guardate il ping com'è. Per avere pure tu un ping così basso, scarica anche tu Gear Up Booster dal link in descrizione. Una volta scaricato lo apri, nella barra di ricerca scegli Fortnite o il gioco che stai giocando e clicca Boost. Una volta cliccato non avrai più problemi di lag. Tu magari mi potresti dire: Ermo, io la connessione buona già ce l'ho e non ho problemi di ping. Non fa niente, lo usi comunque e te lo abbassa ancora di più, quindi ancora meglio. Funziona anche per Nintendo, Xbox e PlayStation. A proposito di queste console qua, c'è un booster apposta per voi che non giocate da PC. Si chiama HyperEv. Eccolo qua, si può acquistare sia da Amazon sia da AliExpress. Praticamente una specie di router. Trovate sempre il link in descrizione che vi porta proprio in questa pagina. Infatti c'è anche il video che potete tutti quanti guardare, che vi spiega praticamente come funziona. Vedi, tu basta che lo colleghi. Una volta collegato e attaccato alla presa si accende. Una volta acceso colleghi il cavo Ethernet dalla console al modem, al router, eccolo qua, e poi si attiva e di lì, ragazzi, si vola. Eccolo qua. Sempre in questa pagina mi fa vedere che qua ci sono tutte le console con il router. Eccolo qua, vedete che collega tutto quanto. Esiste anche un'applicazione che potete scaricare. Insomma, ragazzi, in descrizione trovate tutto quanto. Grazie RDT del passato, ora possiamo reagire a questi nuovi video. L'ultimo video che ho caricato 4 mesi fa è stato A Hit This Clip in Roblox, che non ho voluto vedere perché a me Roblox, sapete che, o magari per chi non lo sa, non mi piace per niente. E vediamo un po', io l'ho visto fino a metà, poi l'ho stoppato e ho detto: ma perché, visto che sono usciti nuovi video, non rifacciamo un'altra cosa del genere? E infatti sono qui a registrare, quindi vediamo un po' di che cosa parla questo video. Sicuramente tema sempre Fortnite, c'è Roblox su Fortnite. Tipo qui ci sono Rubino e la... Rubino però ha il suo stile anche su Roblox. Si può dire? Si può dire. Che fa? Oddio, cose l'hanno frenzonato e inizia a costruire. Inizia a costruire, ma per quale motivo? Non mi dica che le fa fuori. Le fa fuori, azione, boxa Rubino, lancia razzi e poi uccide pure l'altra. E fa il tech tail con Roblox Royale. Che cazzo è? Ma che cazzo di faccia c'ha pure quest'altro? Vabbè, il primo video è andato. Secondo video c'è I Can Edit Fast on PS Vita, ovvero gioca a Fortnite sulla PlayStation Vita, ma non ci interessa. Però Fortnite But It's Made in Fortnite, ovvero Fortnite su Minecraft o Minecraft su Fortnite. Sono curioso di vederlo, anche perché a me Minecraft piace come gioco. C'è già il portale del Nether in una mappa di Fortnite. Come cacchio è possibile? Entra. Dove lo porta? Attenzione. Lo porta su Minecraft. Ok, prima stavamo su Fortnite, ora invece lo porta su Minecraft. Inizia. Ma per quale motivo? Ma com'è possibile questa cosa? Costruisce il legno e addirittura spara. Non so se voi sentite, ma penso di sì. Dai, ragazzi, ma questo... Ma guardate, ma... Ma per come cavolo è possibile? C'è la skin di Rubino, che tra l'altro Rubino c'è ovunque. Ma guarda come costruisce. Cioè, costruisce meglio lui su Minecraft che io su Fortnite. Cos'è? Azione, fanno l'1v1. Rompono la porta. Partono. Un 1v1 incredibile. Mo qua bisogna vedere chi vince. Vince Rubino, perché Rubino è troppo forte. Attenzione, è tutto infuocato. Gli è caduto pure il tizio. Poi che cazzo di arma è questa qua? Ma che arma è? Sembra tipo un pompa. Penso sia un pompa infuocato, perché penso proprio di sì. Attenzione, e lo uccide così. Cioè, è Minecraft Royale, vabbè. Per ogni cosa c'è Minecraft Royale, c'è Roblox Royale, tutte le cose. Ma come fa a fare sti video questo? Ma questo è un... Questo io l'ho sempre detto, questo è un genio, non c'è niente da fare. Poi c'è i Fortnite Added Physics, che ho caricato uno shorts un po' di giorni fa, dove appunto reagivo e vi facevo vedere questa Fortnite con la fisica reale. Facciamo una cosa, vi metto direttamente lo shorts, così almeno lo vedete, tanto ho già reagito. Ma voi avete mai visto Fortnite con la fisica reale? No, e neanche io. Infatti lo stiamo vedendo insieme per la prima volta. Tipo, tu piazzi un muro con il pavimento e giustamente cade tutto, perché come fa a tenersi in piedi? È giusto. Sai la montagna, piazzi le piramidi, non è che le piazzi e rimangono là in aria, ovviamente cadono. Attenzione, abbiamo la roccia, la rompe, si fa in mille pezzi. Questo però sarebbe bello da vedere in game, che tu rompi la roccia e si fa in mille pezzi. Fortino, lancia razzi e cade tutto. Io mi immagino un player che si trova lì sotto, tutta quella struttura lì di legno. C'è un fight, lo va a pushare con il pavimento che cade tutto quanto. Scala muro che cade tutto. Lo box, attenzione, rompe la...
Che brutta fine. Prima di andare a vedere Mario Kart su Fortnite, voglio vedere Fortnite sul Nokia. Dura 46 secondi, sto Nokia, mi ricordo che c'avevo mio bisnonno. Non neanche mio nonno, il mio bisnonno c'aveva sto Nokia qua. Vediamo un po' com'è Fortnite su sto Nokia. Lo accende. Madonna mia, madonna ragazzi, questi qua sono i migliori sono i telefoni migliori, cioè proprio della... Fortnite! Start, attenzione! Ok. Ma come cazzo è possibile? Un telefono di non so quanti anni fa, guarda! Ma guarda, tutto ovviamente così, non è che pretendi chissà che cosa. Sta modificando! Ma questo riesce pure a modificare da Nokia! Io dopo 6 anni non riesco a modificare da pad normalmente! Guarda questo, guarda, ma che cosa sto vedendo? Ma cosa sto vedendo? Ah, sta fightando! E poi c'è Nokia! La vittoria reale con la scritta Nokia! Io mi alzo, me ne vado. Ciao, ragazzi. Ciao. Chapeau a questo ragazzo. Chapeau. Lo voglio conoscere, gli voglio stringere la mano. Poi c'è pure Hit Clips in 2000... Questo qua. Ovviamente una cosa riguardante Fortnite. Ah, merda. Tipo, tornato ai tempi dei tempi. Infatti c'erano i dinosauri, ma non c'entra niente questo qua con Fortnite. Fatemi un attimo andare avanti. Non credo se... Non ci credo! Ma guarda, stava scolpito questo qua nella roccia. E poi questo qua col piccone e inizia a costruire nella preistoria. Skippiamo questo qua perché... Vabbè. Il video che volevo vedere insieme a voi è questo qua. Mario Kart sicuramente su Fortnite. Vediamolo perché questo sono veramente tanto, tanto, tanto curioso. Tipo, ecco qua, siamo nella mappa di Mario Kart. Anzi, penso che questo qua è proprio il gioco di Mario Kart. Penso proprio di sì. E infatti si parte. Mi sa che è una gara intera per vedere un po' come va a finire. C'è Mario che adesso è in secondo posto, è in seconda posizione. Con il primo giro su 3. Ma sono curioso di vedere che fa. Mo inizia a buildare pure Mario. Non mi dire che inizia a buildare, vince con la macchina, fa cose con la macchina mentre builda. Può essere. E tra l'altro sta mappa mi piace pure assai, tra le altre cose, perché ce l'ho Mario Kart. Oh, attenzione, fermi, stoppiamo. Seconda posizione Mario. Sono al terzo giro, quindi all'ultimo. E c'è Bowser davanti. Qua Mario si deve inventare qualcosa. E qua, guarda, quanto ci vogliamo giocare. Eccolo, io lo sapevo. Ma lo sapevo. Mario, per favore, Mario, che cazzo. Mario, per cortesia, Mario, ma che minchia, ma ti sembra il caso? Ma così è sleale, però. Cioè, tu non puoi prendere e iniziare a costruire. Ma è una gara di macchine, non una gara di build. Vabbè, un saluto a Mario e anche lì sopra Luigi, non so dove vedete. Ciao Mario, ciao Luigi. Vabbè, andiamo a vedere come va a finire perché... Oh, non ci... No, va, ucciso Bowser. Ma gli ruba pure la macchina e va a vincere così. Mario, ma sei sleale, ma balla pure. Ma che cazzo mi balli, Mario? Mario, sei stato veramente sleale, però. Cioè, non puoi fare una cosa del genere. Cioè, ma tu devi vincere lealmente con la macchina. Non che vai qua, boom, colpo di pompa in faccia a Bowser e lo uccidi, gli rubi pure la macchina e vai a vincere. Vabbè. Questo canale, io l'ho sempre detto, ha la mia stima. Per favore, carica un video al giorno. Così ci faccio 7 video su 7 sul mio canale dove reagisco tutti i tuoi video. Per favore, non caricare un video al mese. Ragazzi, grazie mille a tutti per aver visto questo video. Ci vediamo in live tutti i giorni alle 19:45 di sera. Perché ormai le live mattutine sono finite perché l'estate è finita. Grazie mille a tutti, alla prossima. Ciao belli.